Allarme CGIL CISL UIL, Jobs Act abolisce il fondo anticrisi per gli artigiani. 160 lavoratori della Pigna ancora in piazza per difendere il posto di lavoro. CGIL CISL UIL da Regione risorse insufficienti contro la povertà e per il sociosanitario. Verso una nuova alleanza tra medici, operatori e pazienti. Con la definitiva entrata in vigore del nuovo decreto sugli ammortizzatori sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 settembre, il settore dell'artigianato si è trovato di fronte ad una sorpresa negativa inaccettabile: l'abolizione delle norme in vigore per dare spazio ai nuovi ammortizzatori ha anche abrogato la legge che prevedeva il funzionamento del fondo di sospensione bilaterale dell'artigianato, il fondo costituito dalle associazioni artigiane e dai sindacati che permette di destinare le risorse della bilateralità cofinanziate dall'ASPI dell'INPS per casi di crisi aziendale a sostegno del lavoratore artigiano che resta temporaneamente senza lavoro. Il decreto sugli ammortizzatori, nell'abolire una serie di norme, ha abolito anche quella che prevede la possibilità per la bilateralità di poter avere un contributo previsto dall'ASPI, una legge già esistente storicamente che era in vigore proprio in queste settimane, che permetteva di creare una piccola cassa integrazione fatta in casa, che permetteva per le aziende artigiane di avere 90 giorni di sospensione del reddito per i lavoratori colpiti da crisi. È una abolizione ingiusta perché le risorse ci sono per far andare avanti questo fondo, una abolizione tra l'altro vessatoria nei confronti dei lavoratori, perché addirittura il messaggio dell'INPS dice che pur quelli che hanno fatto domanda prima del 23 settembre, dal 23 settembre in avanti non saranno più pagati, quindi sono a casa senza avere nessun contributo. È una situazione drammatica, abbiamo lanciato l'allarme come sindacato lombardo chiedendo al Parlamento e al Governo subito di correggere questa norma, perché in questo momento in cui stiamo transitando dei vecchi e nuovi ammortizzatori sarebbe deleterio su un settore poco tutelato come l'artigianato non prevedere questa cosa. Quindi noi ci batteremo assieme alla nostra confederazione finché non otterremo soddisfazione e una risposta positiva. Ancora sulla strada per difendere il posto di lavoro. È quello che tocca in questi giorni ai 160 lavoratori della Pigna, la storica cartiera di Alzano in provincia di Bergamo, alle prese con una nuova prospettiva di crisi. Nei giorni scorsi la proprietà ha infatti presentato domanda di concordato preventivo, un fulmine a ciel sereno per lavoratori e sindacati, in parte tranquillizzati dall'aumento di capitale fatto all'inizio dell'anno e adesso catapultati nuovamente a temere per l'occupazione, in un'azienda che ha comunque mercato e clienti. Se questo preconcordato non dovesse essere accettato al tribunale, una delle alternative più probabili è quella ovviamente del fallimento. È una situazione che da un lato ci sorprende, dall'altro no, nel senso che le sofferenze finanziarie ed economiche di Pigna sono conosciute ormai da 3 anni, 4 anni. Non è la prima volta nella sua storia che si trova in questa situazione, però ovviamente il periodo storico in cui si sta verificando questo fatto ci lascia molto preoccupati. Ci lascia anche molto preoccupati perché fino a ieri sostanzialmente anche le comunicazioni e le relazioni con l'azienda sono state molto deficitarie. Infatti noi siamo venuti a conoscenza della procedura del concordato soltanto tramite i giornali e questo da un po' tutta la tara di quella che è la dimensione anche di questa direzione aziendale. Sappiamo che ci sono notizie che dicono che ci potrebbe essere un famoso cavaliere bianco o qualcuno che dovrebbe intervenire per rilevare l'azienda. Ad oggi però non abbiamo nulla d'ufficiale, neanche quando abbiamo chiesto negli incontri con Confindustria e Lumi su questa questione ovviamente si sono riservati di darci una risposta, perché sappiamo che queste cose sono molto delicate. Quindi anche prima di esprimere giudizi dovremo verificare chi sarà, quali sono i progetti, cosa c'è in testa, eccetera. Siamo consapevoli, sono soprattutto i lavoratori, che i prodotti che loro fanno sono ancora prodotti di qualità, sono prodotti riconosciuti, sono prodotti che il mercato vuole. Il marchio Pigna è un marchio conosciuto in tutta Italia e in tutto il mondo, per cui è chiaro che da questo punto di vista sono alcuni aspetti positivi che ci permettono di sperare. La situazione non è semplice, ripeto, stiamo partendo da un preconcordato, speriamo che questa sia però la volta buona, che sia una svolta positiva nella centenaria storia di Pigna.
Destinare 50 milioni di euro per gli ultimi mesi 2015 non è la risposta alla povertà attraverso il reddito di autonomia e ancora meno serve per togliere in modo efficace il super ticket e ridurre i ticket e le rette. È quanto affermano i segretari generali di CGIL, CISL e UIL Lombardia, Elena Lattuada, Osvaldo Domaneschi e Danilo Margaritella, commentando la notizia dell'imminente entrata in vigore del provvedimento della Regione. C'è ancora molto da fare, dicono i tre segretari, per dare risposte concrete agli anziani e alle famiglie in tema di rette per le case di riposo. I sindacati sottolineano che proseguiranno il confronto con la Regione perché vogliono che si arrivi col bilancio 2016 ad individuare risorse sufficienti per eliminare il super ticket per tutti, ridurre i ticket sanitari e soprattutto aumentare la quota sanitaria del contributo regionale delle rette delle case di riposo, diminuendo così i costi oggi a carico delle famiglie, in coerenza con quanto previsto dall'accordo sottoscritto a settembre 2014. Sul reddito di autonomia, i tre segretari affermano che deve essere garantito all'insieme della popolazione della Regione, in condizione di disagio e povertà, superando la fase di sperimentazione di questi pochi mesi e ricercando soluzioni di lungo periodo per quanti vivono questa condizione. È possibile stringere una nuova alleanza tra medici, pazienti e operatori sanitari, fondata su alcuni pilastri fondamentali: ascolto attivo, centralità della persona, curare, comunicare e gestire i silenzi. È il messaggio lanciato dalla CISL Medici Lombardia in collaborazione con il Sindacato dei Pensionati CISL Regionale, che ha chiamato a raccolta illustri rappresentanti dell'universo medico-scientifico per un confronto a largo spettro sul tema spazi sanitari e spazi dell'anima. Malati, medici, operatori sanitari, una nuova alleanza. Per il terzo anno consecutivo la CIS Medici Lombardia organizza un incontro sul tema generale dell'umanizzazione delle cure. È un tema importante che interessa tutte le categorie mediche, ma interessa anche i cittadini e la società. Per questo motivo, quest'anno, abbiamo pensato di organizzare questo incontro assieme agli aderenti al sindacato pensionati della CISL Lombardia. Perché? Perché le problematiche che interessano i cittadini, che sono relative al giusto approccio tra malato, medico e operatore sanitario, è un problema che noi vogliamo affrontare. Lo vogliamo affrontare però non all'interno della categoria, isolando il problema, ma vogliamo aprire la problematica e interessare categorie dei malati, gli stessi pensionati che rappresentano le fasi più critiche e fragili della vita. Un tema, quello dell'umanizzazione delle cure, del rapporto medico-paziente, che secondo la CIS Lombarda non può essere avulso da una visione complessiva di futuro di welfare che sia inclusivo, che pensi a come riorganizzarsi nei prossimi anni a fronte di un cambiamento epocale della società. L'umanizzazione delle cure, che corrisponde a questa iniziativa specifica che la nostra categoria dei medici fa oggi, sta dentro un'idea di futuro di welfare, che sia un welfare inclusivo, che sia un welfare che pensi a come riorganizzarsi nei prossimi anni a fronte di un cambiamento epocale della società. E noi non possiamo parlare di welfare, di sanità e quindi di quale modello per il futuro noi vogliamo costruire oggi se non partiamo da un'idea complessiva di sviluppo, di modello di società. E quindi dentro questa nostra idea di modello di società e di futuro ci sta comunque un'idea di sanità e di welfare inclusivo, aperto a tutti e che non discrimini nessuno. Per fare questo è chiaro che ci vogliono proposte e risposte che siano per certi versi e per certi aspetti molto diverse dal passato, ma che insieme comunque debbono raggiungere sempre quell'obiettivo primario, che è quello di garantire a tutti una sanità e un welfare che si aggiorna e si adegua ai cambiamenti importanti e determinanti che stiamo vivendo.
Occorre lavorare per migliorare il dialogo tra medico e paziente, al cui interno non c'è solo il curare e quindi le competenze specialistiche adeguate, ma anche il prendersi cura e la centralità delle persone. La parola è un'arma fondamentale, deve essere usata con grande attenzione. La parola può dare speranza, può dare anche dei danni, nel senso che se non viene utilizzata bene, se non viene rispettato quello che è tutto il corredo del paziente, può creare veramente in lui dei problemi. Ecco, la cosa principale è aumentare e ricostruire il dialogo medico-paziente, all'interno del quale non c'è solo il curare, bisogna essere preparati da un punto di vista tecnico, da un punto di vista scientifico, ma c'è anche prendersi cura, dove tutto il rapporto umano e soprattutto il fatto che tu ti presenti come persona un'altra diventa fondamentale per la sua cura e anche per la sua guarigione quando possibile. Un rapporto che può essere migliorato anche attraverso un approccio più consapevole da parte dei pazienti. La parte, diciamo, importante da fare per un paziente è quella di approcciarsi al proprio terapeuta, al proprio medico in maniera, come dire, responsabile, cioè mi aspetto un consumatore evoluto, insomma, non il paziente che se non ha in mano la prescrizione quando esce dal suo medico pensa che il medico non valga niente, ma il paziente che in un rapporto più maturo, informato, evoluto, eccetera, ma diciamo valuta bene l'intervento del medico anche quando questo non diventa un distributore di buon farmaco o di buoni esami magari un po' inutili.